Ari, salve a tutti ragazzi, bentornati su ODTs. Ebbene, riprendiamo immediatamente da dove abbiamo lasciato la settimana scorsa, domani lo scorso episodio. E sì, so che la vostra attenzione sarà catturata da questi, quindi direi di cominciare immediatamente. Proseguiamo, vediamo che cosa ci stava da questa parte. Avevamo già sgomberato l'area dai piragnas. Ok, non ho più munizioni verdi per combattere i... pod di salvataggio? Sì, allora ho fatto male a interrompere nello scorso episodio. C'era il pod di salvataggio qui? Sì, ma che cavolo ne so, ragazzi. Non è che sono... Dicevo, non è che sono... Indovino. Ok, calcio volante alla Texas Ranger. Salviamo, ok, salviamo. Ragazzi, ci becchiamo al prossimo episodio. Oh, una bottiglia di gas e siamo a 32. Ora li colleziono. Dove si va di qua? Un pezzo di leva. Vedete che i miei ricordi non erano del tutto errati. Io mi ricordavo che nel gioco si poteva raccogliere un pezzo di leva da inserire in un corpo di una leva. Solo che era il livello sbagliato. Liberiamo un po'. Si storge la tavola? Sì, no, ok, si storge ma non cado. Volevo dire, fai al massimo di cosa? E niente, e allora si droppa? Sì. Si droppa. Non ho preso nient'altro da utilizzare al momento. Braccio e leva raccolto, ok. Niente, siamo pieni a quanto pare col Buddha. Ma siamo pieni di cosa? Di corazza, probabilmente è la corazza, perché è l'unica cosa che sono al massimo. Arma, lo tiriamo su, adesso siamo al massimo anche con l'arma. Quindi il prossimo power up che prenderemo li potremmo assorbire tranquillamente. E manca veramente poco per raggiungere il limite della morale. Quindi... siamo al top, quasi. Quindi c'è un topastro. Qui sento rumori ambigui. Qui c'è una leva. Tireschi la leva. Dove... che... ah, e compaiono. In questo livello compaiono le piattaforme, così. A gratis. Non è che quelle piattaforme sono appena comparse e mi portano indietro nell'altra parte che non ho visto l'altra volta, dove c'era un Buddha e un power up. Però mancavano le piattaforme per arrivarci. Vediamo se c'ho ragione. Potrei anche avere torto, Questo livello è molto misterioso. Io veramente faccio fatica a ricordarmelo, perché questo livello io ci sono arrivato una volta sola, ovvero quella volta che ho finito per la prima volta ODT. Guarda quanto mi fa quanto me ne fa sprecare per... Ok, allora qui c'era il coso. Ci va il braccio della leva qua dentro. L'abbiamo trovata subito, bene, bene. Si apre... Oddio, questa parte, questa è maledetta. Con le piattaforme che roteano così. Un po' come nel secondo livello con le gru. Problema che qua, cioè... questo affare che fa resistenza e ti butta indietro. E una parte di quello lì è più corto. Io dovrei saltare e raggiungere, aggrapparmi a quella lì. Ma non ce la farò mai con questo che ti spinge indietro. Dovrei fare una cosa tipo così. Oddio! Io non so se vi potete rendere conto del culo che ho avuto lì. Guarda la telecamera maledetta. Ma dall'altra parte c'era nulla da raccogliere. Certo, c'era un incantesimo. Però ragazzi, io a questo punto io lascerei perdere l'incantesimo. Punterei a... no, non me lo fa vedere, vedi? Allora a questo punto ciao. Mi sono contraddetto nell'arco di 20 secondi. Sono anche andato di sotto perché sono un imbecille totale. Se vedi qualcosa che è troppo difficile da prendere e non ne hai bisogno, non lo prendere.
Io però voglio vedere cosa diavolo c'è dall'altra parte. Quindi io vado qui nel mezzo, guarda. Ah, ok, niente, c'è soltanto un incantesimino del cavolo. Dio. No, no, vabbè, ragazzi, leviamoci da qui, che è meglio, meglio per tutti. Ok. Oh, aspetta, di qua... Sì, di qua devo saltare perché mi ributta... Sì, adesso vedete dove siamo finiti. Ecco. Non sento più nulla. Ah, ok, no, mi si era abbassato il volume qui dalle cuffie. Allora, visto dove siamo... Dove siamo tornati, siamo spuntati da là. Madonna, che casino che sto livello. Allora, io a questo punto però mi dovrei ricordare dove dovrei andare. No, di qua no. Di qua no, assolutamente. Il motivo per cui siamo ritornati da questa parte qual è? Vuoi vedere che adesso si sono formate quelle piattaforme che dicevo prima? Se ho ragione, voglio una pizza. Tonno e cipolla, super piccante. E non maledetti pizzaioli ignoranti. Anzi, pizzaioli, scusate, pizzaioli c'entra nulla. Camerieri ignoranti. Super piccante non vuol dire super oliosa piccante. Perché se io prendo la fetta di pizza e faccio così e mi scendono 10 litri d'olio, quella non vuol dire essere una pizza piccante, vuol dire essere una pizza dello schifo. Se io voglio una pizza piccante, voglio una pizza che picchi col piccante. Se no ti dico voglio una pizza unta e ci metti l'olio. Ma ho detto pizza unta o ho detto pizza piccante? Allora mettici il piccante, maremma sudicia. Cioè io l'ho fatto il pizzaiolo e purtroppo i pizzaioli devono stare dietro a quello che scrivono i camerieri sulla comanda. E siccome sono... No, non lo sgancia. Non lo butta per terra. Siccome sono tirchi, perché se no ci devi mettere il peperoncino, quello in polvere, oppure quello tritato, no? Ed è uno spreco, capito? Ah no, ho fatto un giro per nulla, vedi, a parlare di pizza e peperoncini, mi perdo. Vado nel mio mondo e quindi mi perdo. Oh, salta! No, bugiardo! Si era anche aggrappato e se l'hanno visto tutti. Tutti i miei spettatori l'hanno visto che si era aggrappata. Ed è morta lo stesso. Sì, ma da qui però tutte le volte che uno muore è una cosa abbastanza crudele verso l'umanità. Non riesco a calcolare il tempo qui. Dov'è? Saltino mongolino, aggrappati. Vai, così almeno ci togliamo di mezzo quella. Sì, ma io qua come dovrei fare? Che neanche la vedo. Guarda, guarda. No. Allora, salto appena torna indietro. Anzi, saltiamo adesso. Ok. Saltiamo adesso, ok. No, ma lì io qui ci sono già stato. Non ci sto capendo più niente, ragazzi. Questo livello è un casino. No, e invece qui dovevo andare, che guarda. Ok, no, 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 via, 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 assolutamente. Ho recuperato una bottiglia di gas, ho tirato a dritto, c'erano due ragnacci lì che faceva la guardia. Non ne voglio sapere più di nulla. Voglio andare via da questo livello, che questo livello è veramente brutto. Non ha un senso, quello di prima almeno un senso ce l'aveva. Questo invece un senso e un ce l'ha. Sì, ho finito le munizioni. Dammi il grigio, proviamo col grigio, vedi se gli fa qualcosa. Ci credo poco. Oh, una salute. Quant'è che non ti rivedevo. Poi abbiamo un verde. Oddio, cos'è? Madonna, me lo sono trovato alle spalle. Cos'è? Ma che c'ha? Tipo... Ma... Avete presente quando uno porta il cane dal veterinario e non si può leccare, quindi gli mettono il collo e quella specie di cono al collo? Questo ha messo il cono alla bocca della pistola che si mette ai cani. Per quale motivo? Dovrebbe fungere da silenziatore? Sì, ma qui c'è un po' troppa gente, eh? Non ho tempo per entrare nel menu e prendere la mina. Ok.
Vai, li ho fatti fuori tutti. Così si fa. Mina. Non la cantante. Allora, si può? Qualcuno mi contesta? In teoria no, perché sono venuti tutti là all'ingresso. Qua che c'è? Scusa, un cieco lo vicolo e basta? Sì. Esatto, un cieco lo vicolo e basta. Giusto per farti dire cosa c'è qui. Qui cosa c'è? Un altro cieco lo vicolo fatto apposta per dirti cosa, per farti dire cosa c'è qua. Di qua? Idem. Io ho come il vago sospetto che in questo punto si debba andare solo dritti. Sì, infatti. Si può? Permesso. Avanti il fesso. Ok, e qui si andava solo dritti. C'erano quelli lì che ti facevano. Facevano la guardia e basta. Però aspetta un attimo. Cosa c'è lassù? Ok. Però aspetta un attimo. Forse c'era un pass. Una. Non ho controllato bene. Mi sa che c'era un muro da rompere. No, ok. Possiamo tornare dove eravamo prima. Sempre meglio perdere un minuto per controllare che perdere i progressi del gioco finendolo senza l'oggetto necessario. Qui c'è un carrello trasportatore con le lame, sì. Questo sarà un punto maledetto. Maledictus. Dunque. No. Ok, così mi colpisce. Io devo saltare lì e poi sdraiarmi immediatamente. Eh sì, mi sa tanto di sì. Oppure c'è la maniera di saltare di sopra. Lì c'è anche una vita e un. E una tartaruga ninja. No, non è quello che volevo fare. Aspetta, proviamo a vedere se. Ok, grazie gioco, grazie. Per una volta la Psygnosis ha avuto pietà del giocatore, molto strana sta cosa. Ok, adesso parlo un po' meno perché. No, 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 no! Ma, oh, meno male, non ti uccide! Ti ferisce e basta, ok? Qua sotto non c'è nulla, ok. Belle queste lame tenute. Ah no, sono tenute da qualcosa. Ne sì, cosa mi ha colpito? Niente mi ha colpito. No, 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 no. Sì, vabbè, oh. Ma. Ah, ecco. Infatti, mi stavo domandando. Un pochino più veloce, possibilmente. Niente. O ci mette 3 ore quando è là in fondo, o ci mette 3 ore quando è in cima alla lama che non ritorna indietro. Ah, di qua? No, assolutamente. Però lì c'è qualcosa. C'è una. Meno che non debba fare il giro dall'altra parte per andare lì. Proviamo ad andare avanti, magari c'è la morte, cioè se continuo così. Dicevo, magari c'è una scaletta. Brutto sto punto qui. Senti, a questo punto, dato che quello in qua non ci viene, io non ho intenzione di sprecare munizioni per nulla. Ancora, vai e vai. Ok. Dopo 70 tentativi ce l'abbiamo fatta. Mina. Questo è un casino, ragazzi. Io molto probabilmente non riuscirò a prenderle. Ok.
Ok, devo calcolare bene il tempo allora. Che se vado troppo sul bordo non faccio in tempo. Ok, ottimo. Questa dove porta? Questa va a sinistra e va anche a destra? Sì, ok. Allora io direi prima andare a sinistra a questo punto. Sì, anche perché là c'è un nemico. Qua invece che cosa c'è? Qua c'è il nulla, c'è... Sì, devo andare per forza di là. Devo tirare una leva e appaiono altre piattaforme da questo lato. Questo livello richiede molta pazienza, a quanto mi pare di capire. No, niente, non colpisci nessuno così. Gli puoi lanciare anche una bomba atomica, non lo colpisci. Pezzo di merda. Vai, adesso rifatela tutta al contrario. Madonna, che casino che è sto livello. No, vabbè. Se no, il problema è che adesso mi contestano anche dall'altra parte che probabilmente ci sono dei ragni schifosi. Dammi il verde, vieni. Ok. No, ho sbagliato. Allora, non c'è niente ragni. Meglio così. No, 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 mi frega lì, vedi, vedi che c'era il bordino. Cosa c'è qua? È roba utile, ma non niente che mi aiuti a... Cioè, che niente che mi serva per proseguire il livello. Fulmine incantesimo, sì, ma tanto c'ho il verde. Andiamo. Come on. No, non è qui che devo andare. Questo livello non ha senso. Non ha senso questo livello. Io devo andare lì sopra. Come si fa ad andare lì sopra? Aspetta un po'. No, ok, mi sembrava. Non è che devo aggrapparmi. No, non ci arriva. Non ci arriva, non si aggrappa.